La storia si ripete. A 2 anni esatti dalla partecipazione alle Final Four di Coppa Italia di Lega 2 del marzo 2010 a Sassari, nel corso della splendida stagione sportiva 2009-2010, che per i colori biancazzurri significò il passaggio diretto in Serie A, finendo il campionato al primo posto con 6 punti di vantaggio su Casale Monferrato, Reggio Emilia, Sassari e Veroli, la New Basket Brindisi si ritrova a giocare la possibilità di vincere il primo trofeo ufficiale della stagione. Nella precedente occasione, nonostante la finale conquistata con i denti contro i padroni di casa, qualificati a loro volta per le Final Four, alla squadra brindisina, nell'occasione allenata da coach Perdi Chizzi, in finale contro l'ormai storica rivale Veroli, non riuscì l'impresa di conquistare anche la Coppa. In compenso, il finale di campionato regalò ben altre emozioni. L'odierna Lega 2, sebbene siano passati solo 2 anni, ha un aspetto completamente diverso. È alla prima esperienza a squadre dispari e dopo 21 giornate il campionato è pienamente aperto, con almeno 6 squadre che si giocano la promozione diretta ed una classifica cortissima a rendere interessante anche la lotta per la salvezza. Brindisi, che in comune con la squadra di 2 anni fa ha solo l'obiettivo Lega A, potrà tentare la vittoria delle Final Four davanti al pubblico amico. La Lega 2, per onorare la pallacanestro pugliese, che nel secondo campionato professionistico italiano è rappresentata anche dall'Assi Basket Ostuni, e per l'ottimo riscontro avuto in Puglia in occasione delle gare di qualificazione della nazionale italiana di pallacanestro agli europei 2011, ha deciso di programmare le Final Four 2012 al Palaflorio di Bari, che sabato 3 e domenica 4 marzo sarà quindi il palcoscenico dove avranno luogo le semifinali e la finalissima della Coppa Italia di Lega 2. A contendere ai biancoazzurri la vittoria finale, Tezenis Verona, Givova Scafati e Filenia Iesi. Alle Final Four sarà inoltre presente Traim African Onlus, impegnata nella realizzazione di progetti avviati da Traim African nel continente africano, in particolare del Machaka Project, che vede la partecipazione in qualità di testimonial di tantissimi campioni della pallacanestro italiana, di fondi e forniture tecniche a favore degli abitanti di Machaka, Kijrua e di altri villaggi della regione del Meru alle pendici del Monte Kenya. Tra i vari obiettivi raggiunti in 10 anni, la fondazione vede il suo fiore all'occhiello nel St. Teres Mission Hospital, un ospedale a servizio degli africani. Per tornare al basket giocato, la settimana di partecipazione della squadra allenata da coach Bucchi si è svolta con concentrazione e convinzione, con la consapevolezza che i biancazzurri nell'importante quadrangolare dovranno ancora fare a meno di capitan Claudio Ondoia, per il quale si sono finalmente sciolte le riserve societarie sull'infortunio del giocatore, che pare sia affetto da sindrome compartimentale bilaterale del tibiale, condizione molto particolare che comporta 2 possibilità, una chirurgica ed una seconda, attualmente eseguita dal cestista, consistente nel riposo attivo con fisiochinesi, terapie con ultrasuoni, stretching e l'uso di farmaci antinfiammatori non steroidei. Il prossimo consulto specialistico dovrebbe chiarire su quale delle 2 strade procedere. In ogni caso, per il giocatore previste diverse settimane di stop. Per quanto riguarda il resto della squadra, tutti disponibili, con una bella notizia giunta proprio ieri e con la quale la New Basket Brindisi comunica il prolungamento del contratto di Andrea Zerini sino al 30 giugno 2015, scaturito dalle buone prestazioni negli ultimi appuntamenti e dell'intenzione della società di raggiungere nella maniera migliore i traguardi futuri. Non resta che attendere l'inizio dell'evento, con la prima delle gare in programma alle 18.15 di sabato 3 marzo con Scafati Iesi, con la prima gara in programma alle 18.15 di sabato 3 marzo Scafati Iesi, per poi arrivare in prima serata con Verona Brindisi. Domenica 4 marzo la finalissima tra le vincitrici delle semifinali. Nel corso della finale il pubblico da casa e quello sugli spalti potranno eleggere, votando con un SMS verso un numero fornito dalla Lega 2, l'MVP ed il miglior italiano dell'ottava edizione della Final Four di Coppa Italia.